Questo proprio non me l'aspettavo, ma Di Maio non chiude la partita. Un paio d'ore dopo la fine dell'incontro al Quirinale, Luigi Di Maio riunisce i suoi a Montecitorio e fa il punto di una giornata difficile. Questa cosa proprio non me l'aspettavo, dice. Che i 5 Stelle siano rimasti spiazzati dalle consultazioni al Quirinale, e dal siparietto di Silvio Berlusconi, lo si era intuito anche dall'attesa inconsueta dopo la fine dell'incontro con il capo dello Stato. Lunghi minuti nel salottino d'attesa, per discutere e limare ogni parola del discorso. Poi i volti tesi, senza neanche uno dei sorrisi che avevano puntellato il primo discorso, e le parole ai giornalisti. Fredde, senza spiragli, per esprimere la delusione e rivendicare una posizione inflessibile. Eppure i dubbi su questa ricostruzione di facciata rimangono. Perché, se apparentemente la giornata ha segnato un passo falso sulla via del governo, non è detto che molto di quanto accaduto non sia un gioco delle parti o comunque frutto di un'intesa che prevede uno smarcamento progressivo da Berlusconi. Consentendogli di salvare la faccia e di traghettare la Lega, magari insieme a una parte di Forza Italia deberlusconizzata, in un esecutivo a guida M5S. Di Maio è ancora convinto di farcela ed è convinto di riuscire a portare dalla sua parte Salvini, volente e nolente. Per questo, a fine serata, a chi gli dice è stata dura oggi, ci hanno dato una bella mazzata, replica, ride bene chi ride ultimo.